Ciao a tutti ragazzi, qui per Normal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi andiamo a fare un episodio di gommaglie FIFA un po' speciale, perché non apriremo dei pacchetti di gommaglie, bensì troveremo un utilizzo molto particolare per le nostre doppie di gommaglie. Alternativo per così dire. Andremo a pescare ognuno di noi 11 gommaglie, penso siano almeno 33. Sì, voglio assicurarlo. Sì. Minimo, stai contando, abbiamo aperto 2 box, quindi. 3 box, ma. 3 box, infatti, quindi è voglia. E comunque sceglieremo ognuno di noi un modulo e andremo a pescare una gommaglia a testa. Troveremo, che ne so, la gommaglia del Napoli. Il primo ruolo ovviamente è il portiere e quindi ci prendiamo uno tra Benet, Ospina e Karnezis. Si procede ovviamente da destra verso sinistra, quindi in base al modulo poi si passa subito al portiere, al terzino. Vabbè, avete capito. Scegliamo subito i moduli, io scelgo il 3-4-3. 3-4-3 anche io. Io scelgo il 3-4-3 anch'io, incredibile. Ok, molta fantasia. No, stavo pensando di fare il 4-4-2, però no. Faccio il 4-4-3 io. Il 4-4-3. Sì, no, il 4-4-3. C'è un problema del 4-4-3, credo. 4-3-3, beh, avere un giocatore in più è vantaggioso, sarebbe vantaggioso. 4-3-3, ex modulo del Napoli, e vado con la scelta della gommaglia. Raga, purtroppo un po' si vede, però abbiamo cercato in modo di fare in modo che non si veda. Gli occhi, noi ti io chiudo, poi se ci volete credere, credeteci. Ah, noi confermiamo che sta con gli occhi chiusi. Voi confermate? Confermiamo, ho preso la gommaglia, ora posso aprire. Tirala, vai. Milan, il portiere? Vabbè, torno a Roma direi. Non male. Senza dubbio, lo vado a mettere qua. Vado io con il mio portiere. Chiudi gli occhi. E l'ha chiusa, ragazzi. Chiusi. Non riesco neanche a capire cosa sto prendendo. Ne hai presa una. Posso aprirli? Vai. Posso aprirli. Milan, anche io. Uno prende Reina, l'altro prende una Roma. Reina. Ok, ok, va bene, dai. E va bene. Anche io Milan, ce la ridiamo. E ti prendi Plizzarri, ok, è il terzo. Penso sia Plizzarri, no? Ok. Hai chiuso? Sì, sì, sto bravo. Cercando cosa sto pescando. Si è preso un'altra volta Milan? No! È peccato di sempre, vai! No, Parma! Senza offesa per il Parma, però! Terzino destro. Occhi chiusi sempre. Preso. Sì. Apro. Lazio! Terzino destro, ragazzi. Di solito gioca a 3 la Lazio. Quindi mi sa che andrò a vedere un po' sull'album se mi ricordo di qualche terzino destro proprio di ruolo, perché personalmente, cioè, di vabbè, da fare qualcuno al caso. Acerbi, ma dovrei prenderlo del ruolo. Ok, Caceres è tornato alla Juve. Io mi sa che mi prendo Dusan Basta. Ok, terzino destro di ruolo. Quindi okay. Basta. Vado io. Mentre se poi una volta su FIFA faremo qualche modifica, ragazzi, ve lo diremo. Ve lo comunicheremo o comunque lo noterete da voi. Spero di non star disordinando. No, tranquillo. Nel caso riordino. Eeeh! Tu hai preso il 3-4-3, quindi puoi prendere un altro difensore centrale. Perché non serve per forza che sia il terzino. Sì, vabbè. C'è anche bisogno di andare a vedere. No, direi di andare a decidere dopo. Cioè, decidiamo dopo i giocatori. Sì, esattamente. Comunque, secondo me con i valigi già potresti dirlo. Sì, sì, ma meglio decidere dopo. Potrebbe prendere anche Isai. Vabbè. Ci sta. Va bene, ragazzi, Alessia ha detto che vuole Isaia, l'avete sentito tutti. Certo, ho proprio detto. E Milan! Olè, chi ti prendi? Diciamo che ci saranno molti giocatori del Milan. Poi vediamo, io ho anche altre cose, quindi ci sta a fare. Poi andiamo, occhi chiusi. Questa mi ispira, questa è... Raga, per me questa è la spalla. No, il Cagliari. Difensore centrale del Cagliari. Chi mi prendo? C'è Pitelli. Bene. Cioè, vabbè, ipoteticamente c'è Pitelli, poi dopo andremo a scoprire. Effettivamente è meglio scegliere i giocatori dopo sul film. Meglio vedere un po'. Atalanta. No. Beh, Atalanta hai qualche bella opzione in difesa comunque. Non ho male. E vediamo la manita. E la... Poi la Juve, è caduta. Eccola qua. Difensore centrale della Juve. Una vasta gamma di scelte. Beh, direi... Questa qua in fondo ha un'aura potentissima. Non hai manco visto Dragon Ball 2, non vale. Chi è? È Bologna. È potentissima! Potentissima direi, Bologna. Junior, ma che cosa senti? Ok, vado io con la mia quarta gommaglia. Frosinone. Non benissimo. I Doveruno non sono fortissimi su FIFA, quelli di Frosinone. Però. Vabbè, dai. Manita. Ancora Parma. Ancora Parma. Vabbè, avranno una buona intesa, che ti devo dire. Vabbè, dai, vado già io. Un aspetto positivo. Vado io con questa qua. Starò anche scominando le altre. No, non troppo.
Empoli, raga, ma cioè, va bene, non facciamo commenti. Che difesa però, eh? Vabbè, bella. Non proprio da top club. Mi ricorda quella volta che giocammo con i portieri invertiti con i centrocampisti. Ok. Segnaste pure. E segnai pure. Raga, chi si ricorda? Marchesin. Io Marchesin, che è stato una cosa stampata. Torino. A centrocampo, però, eh? Sì, quindi centrocampo. Bella opzione, sì. Per il Torino. Beh, poi ci andiamo a scegliere bene i giocatori. Vediamo un po'. Ancora! A te, anche a te a centrocampo, eh? Sì. Ah, giusto, anche 2-3-4-3. Vediamo un po'. Questa qua. Inter! Bene. Inter a centrocampo. Tutto rispetto. Inter come centrocampista interno destro. Vabbè, poi possiamo prendere pure qualcuno che non sia proprio specifico lì. Sì, anche fatti. Perché l'Inter non pensa giochi con 4-3-3. Vado. Però belle opzioni. Io maglie bianco-nero ovunque. Già, tra Parma e Juve. Inter. Bene. Manita. Esco anche io l'Inter, dai. Anche tu. È vero che ci sono tante l'Inter, eh? Tra Inter e Milan. Ancora! Ancora Juve, vabbè! Oh. O il centrocampo della Juve. Ci vediamo che aveva gli occhi chiusi. Ma che... Tu avrai una vabbè, spada. Vabbè, però beccato il portiere e un difensore del Parma, eh. Vabbè. Questa. Questa qua. Levati. Ok, beh, eccola. Sì! Juve anche tu. Grande. Centrocampista della Juve. Quelli che avanzano che anche io. Gioca pure centrale. Quindi. Poi due centrocampisti della Juve. Ancora ancora Atalanta. Per te Bentancur. Sì. Atalanta per te. Vai tu, Anir. Al momento, vabbè dai, potrebbe essere una buona squadra comunque. Prendo. Parma! Sembra una barzelletta. Tre Juve, tre Parma, tutto bianco. Non è giusto. Questa era in pratica ho la fascia quasi sinistra che mi cammina. Cioè ok, fischiamone un poco perché alcune si vedevano. Ok. Tocca, tocca a me. Tocca a te. Distruggendo la squadra di Simone. Vero? Oddio. Raga, questo pensavo sta confermare che ero occhi chiusi. Comunque l'ho scelta. Vai. La tengo qua. Vai. La spa, l'ultra power. Ultra power, raga. Centrocampo. Oh. Beh, io Parma. Lazzari, secondo me potresti darmelo come centrocampo. Vediamo un po' dopo che si fa che dice. Lazzari, come? È vero, dipende anche FIFA come li mette i giocatori, eh. E Napoli. Ancora, sì. Centrocampo, sì. Una bella sfida. Ok. Vado io. Prendo diretto. Bam, Milan. Pure a te mica andata male. Tu ci stai andando veramente bene. Hai una bella squadra. A parte cioè, del potresti avere una bella... Vabbè, dai. Forse un po' per il... Vabbè, uno per ruolo, diciamo, del Parma. Quindi mi troverò anche un attaccante del Parma. Se no non è giusto. Juve! In attacco? Oh. Ah, in attacco? So già che si è preso. In attacco? Pure non gioca a destra, non mi interessa. Può giocare Ronaldo a destra. Sì, va benissimo. Può giocare dovunque. Può giocare a capporta, abbiamo visto. Lazio in attacco. Beh, non male direi. Tanto lo so, mi becco il Parma e mi trovo Gervini in attacco, io ve lo dico. Vediamo un po', se si becca un'altra volta il Parma entra la leggera. Te lo devi prendere. Bam, Lazio! Dipende. Conflitto di interessi? Sono anche delle ali. No, prendo Immobile. Dai. Prima la scelta... Vado io. Lazio! Olè! Vabbè, dai. A me dovrà giocare proprio centrale. Quindi mi farebbe bene, molto comodo Immobile. Eh sì, vediamo con Ronaldo Immobile. Inter. Che fai? Coppia Icardi Immobile? Non sarebbe male. Mica male. La manita. Bam! Atalanta. C'hai Zapatone, c'hai Zapata. C'hai Ilicic. Tante belle opzioni. Oh. Tocca a me, allora, a me manca l'ultimo giocatore. E quindi spero mi porti bene quest'ultima gommaglia. Eccola qua. Sap, Quagliarella. Quagliarella. Non hai detto niente. Fabio. Mi sa, poi magari scelgo di andare su De Frel perché corre un po' di più. No, poi dopo si vede. Non so cosa... Ho preso quella distrutta, sì. Sì, raga, ha pescato davvero la parte di gommaglia distrutta. Vai, prendiamo questa. Juve. Vabbè. Ronaldo, ipoteticamente ho la precedenza, però ci stanno tanti altri forti lì. Infatti. Ultimo giocatore. Vado io. Deve essere assolutamente del Parma. No! Ero con gli occhi chiusi, lo giuro. Non ci credo. Dai, ci prendi. No! Io non lo volevo davvero. Quindi ho uno di bel Parma per ogni ruolo. Vabbè, Gervinio lo posso prendere.
Come? Germinio c'è, no? Certo che posso. Ok, correre, cool, va bene. Io direi di prenderci anche una riserva. Una riserva? Eh sì. Vai, prendiamoci una riserva, vai. Sì, io subito avevo levato le gommaglie per vedere cosa effettivamente era rimasto non preso. Ah, mischiamole un poco perché le ho sistemate, le ho viste. Ok. Vai. Una riserva a testa? Una riserva a testa. Ok. Vai, diretto. Inter. Buono, sono. Di qualsiasi ruolo potrò sceglierla. Juve, di qualsiasi ruolo, ok, bene. E va Simone. Parma. No. Napoli! Vabbè. Incredibile. Non male. Una riserva, una riserva ruolo qualsiasi. Sì, dai, non sì, sì, ovviamente. Però beh, direi altre riserve no, dai. No, 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 una basta. Vediamo cosa avremmo potuto trovare se ci siamo comunque. Beh, molte squadre forti le abbiamo prese comunque, eh. Allora, ci siamo evitati, non ho detto, comunque non l'abbiamo preso. Ah, vabbè, dai. Chievo, Cagliari, Spal, Cagliari due volte, Torino, però comunque un Torino, una Samp, un Milan. Dai, abbiamo preso praticamente sempre le più forti, tipo dell'Inter, della Juve, del Napoli, non è rimasto niente. Io ho beccato tutte quelle del Parma, quindi molto molto positivo. Ragazzi, a sto punto direi di passare su FIFA. Eccoci su FIFA, ragazzi, siamo pronti per la prima partita. Napoli-Parma, ovvero Alessia contro Simone, è il primo match per decretare chi andrà avanti e chi invece dovrà andare a giocare il ballottaggio. Attenzione a Gervinio, dentro per il Papu, subito al Parma, Papu, Papu, Papu! Devastante! Una partita! Papu! Il Parma gira bene! Il Parma gira benissimo con lo scavetto del Papu. Ale, ti devi riprendere. Tu devi battere Simone. Guarda qua che roba. Icardi! La traversa di Icardi, che tiro! Che tiro col piede debole. Tra l'altro, ragazzi, ora ho realizzato che Icardi tipo non gioca una partita ufficiale da un mese. E qui su FIFA invece è tornato. O magari quando vedrete questo video sarà pure tornato ufficialmente. Quando stiamo registrando è ancora... diciamo arrabbiato, infortunato, dite un po' voi, fa finta di essere infortunato teoricamente, però che tiro che ha fatto Icardi. C'è una di Gaudio, Koulibaly con un mezzo intervento sbagliato. No, che ha preso di piede. Attenzione, dovrebbe provarla qui. No, dai, ci credo, dai. Gagliolo sulla linea. Immobile la deve rimettere dentro, e che ci sono uomini a saltare. La rimette ancora, la palla resta lì, ci arriva Nainggolan, calma. Baselli può provarlo, sul sedere, gol da Liga, deve crossarla pure lui, la palla passa, la blocca Sepe, raga, meriterebbe tantissimo il Napoli, il Parma dopo il gol veramente non ha fatto niente o quasi. Immobile, come si è girato, fuori. Palla fuori, forse calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo, sarebbe entrata senza deviazione, palla dentro per Masiello, dai, ma perché? Palla sul fondo, attenzione a Koulibaly che ha lasciato la posizione, Luis Alberto, contro Reina e Buca. Gervinio arriva al 2-0 immeritato. Due azioni, due tiri in porta, due gol. Dai, più di due gol, dai. Più, cioè no, più di due gol ho fatto. Più di due tiri, ovviamente. Mi sembra almeno. Forse una poca. Dai, 10 minuti. Se fai il primo presto, puoi credere nel secondo. Finisce il match, ragazzi, 2-0. Commenti post gara? Posso dire la verità? Vai, di la verità. Ho avuto più cuore che bravura, diciamo, E vediamo un attimo le statistiche, magari per gli scettici. Skippiamo un attimo e vediamo un po' quanti tiri hanno fatto le due squadre, anche di precisione e di possesso. Allora, cioè... 16, però c'è da dire che la precisione è quasi pari, Sì, vabbè, però devi dire che pure lei però ha avuto più azioni, cioè 16 tiri le ha fatte. Sì, ha avuto... Io ne ho fatti 6. Ha avuto più azioni, un po' troppa poca precisione sotto porta. Tu sei fortunato perché avete due occasioni molto nitide e hai buttato dentro la palla. Alessia va al ballottaggio contro di me col Milan, tutto pronto. Azione Immobile, Ciro Donnarumma la mette in angolo, attenzione alla rete, fuori gioco di Icardi. Ronaldo aspetta, Ronaldo Ronaldo, vabbè raga, stavamo ridendo. Non c'è passato, stavamo ridendo perché prima praticamente ecco, è successa una cosa. Stavo per fare gol più o meno, però hanno iniziato a parlare loro. Io ho detto, raga, ma dobbiamo fare la telecronaca, non potete parlare di fatti vostri mentre faccio gol. E quindi ora c'è una tattica per non fargli fare gol. Va bene ragazzi, nel caso sentirete i fatti nostri mentre facciamo gol praticamente. Immobile Donnarumma, il portiere non rimane immobile. E finisce ragazzi con un misero 1-0. Passo, riesco a passare e vado a giocare la finale contro Simone. Inizia Parma Milan, inizia la finale. Chi vincerà tra me e Simone? Secondo me io. Come al solito. Secondo te? Secondo me anche. Però nel frattempo il tiro in mezzo. E vai gol!
fermo già. Questo Parma ed è un gol bellissimo. Questo Parma è fortissimo. Raga, al primo minuto il Parma è tipo leggenda, cioè. Caicedo, la parasepe. Il colpo di testa! E il gol! Pensavo la spazzasse. Il portiere non se ne è neanche accorto. Il gol di Cepitelli! Il gol di Cepitelli! Il gol di Cepitelli, come quando l'ho preso? È il mio difensore del Cagliari. Dai! Che incornata, raga, sempre neanche si è accorto. Ma non l'ha vista proprio. Del colpo di testa, 1-1, tutto riaperto, dai. Non ci credo. Dentro! Non ci credo! Dai! Era finito da un minuto, sento! Dentro! Guarda la nuova, guarda quella nuova rotola, guarda come rotola! Ditemi se questa non è fortuna. Dai. È bravura, ragazzi. A parte il fatto che il tempo era finito da un minuto. Ma poi, raga, ma... Se trova là, l'hai colpita per caso. Dai, ma Donnarumma, ma serve, cioè, come... per caso. Come soprammobile serve Donnarumma. Qui non fa continuare, ovviamente. Ringrazio che era il 90esimo. Fa continuare il giusto per il minuto che serve a Simone per far gol. Tutto da rifare ancora per il Milan. Donnarumma! Oh! Lo scavetta! Scavettato Donnarumma! Che ma dire? Cos'è questo? Che dire che dice? Che dire rotola? Cosa premi per fare questi risultati? Non lo so, il quadrato del Roy G. Ma basta, 3-1, raga, è finita. Ronaldo! L'aria arcoccia! De testa è fortissimo. Quasi 20 minuti per provare un pareggio. Impossibile, disperato. Ci dobbiamo almeno provare. Che colpo di testa, raga. Che avvitamento, raga, di testa. È il più forte al mondo. Forse solo Pavoletti arriva al suo livello. Caicedo! Per pochissimo. Di 10 centimetri al lato. Non ci credo. Pjanic. Zona tiro per Mirale. Non ci credo. Madonna. Non ci credo. Palla e fuori. Vorrei far notare 10 tiri a 5. Caicedo. Quaglia, devi scattare. So che sei vecchio, so tutto. No, no, raga, ma non si può vincere questa partita. Non si può neanche pareggiare, a dire la verità. Guarda attraversone così. No! Palla fuori. No! Pjanic. No! È finita! Simone vince. È finita, la verità vince. Vince l'episodio di FIFA e Gommaglio. Ci ho provato fino alla fine, raga, ma... Ci ha provato, Gaetano. Tutta fortuna. Non è vero, ho fatto delle azioni bellissime. Spesso identiche statistiche della partita con te. Sì. 6, 5, 12, 7, uguale, identica. Me le ricordo. È il possesso più o meno. Possesso no, questa volta è dalla mia parte, ma di poco. Comunque, di pochissimo. No, comunque, veramente, bella partita. Cioè, bella, non bella, niente bella da dire. Tubo, o più sei preciso, fortunato. Precisione tiri. Sì, anche un po' di fortuna. Anche dire. Un po', giusto un po'. Però, vabbè, dai, questo gol veramente non si può è dire. Bellissimo, dai. Sì, vabbè, guarda. Si è spostato. La schiva, Donnarumma. Vabbè, niente da fare, ragazzi. Finisce questo episodio di FIFA e Gommaglio. Ha vinto Simone, quindi un nuovo vincitore per voi. E aspettiamo ormai solo Alessia che riesca a vincere. Infatti. ci riuscirà anche lei. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Beh, da Paranormal Comics è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!